per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Benvenuti in questa nostra trasmissione. Quest'oggi ci ritroviamo con una mia vecchia amicizia. Ci troviamo con Tony Licata. Tony Licata, grazie per essere qui con noi, anche perché lui sta prendendo un po' delle sue ferie per venire qui nei nostri studi. Adesso il nostro amico non è più residente a Licata, bensì è residente a Torino, e allora adesso in ferie io subito l'ho accarappiato per poterci parlare di questo problema che noi tutti abbiamo qui a Licata, perché quando si parla di acqua a Licata è davvero un grosso problema. Ne so qualcosa, se ricordo quando si andava all'abbeveratoio a prendere qualche bidone di acqua. E allora abbiamo nuovamente dei problemi, noi tutti lo sappiamo, noi tutti stiamo vivendo questo problema. Sappiamo che c'è stato il fallimento della Girgenti Acqua, io perso i capi, vi sto dicendo quello che è accaduto, quello che sappiamo tutti, quello che è sulla bocca di tutti. E sappiamo che è nato una nuova azienda, che è l'azienda idrica dei comuni agrigentini, viene chiamata Laica. E a questo punto, visto che Tony è da sempre impegnato e da sempre informato su tutto quello che riguarda la situazione idrica, io gli ho voluto chiedere a che cosa andiamo incontro. Lui ha pochissimo tempo, in pochissimo tempo dovrà dirci quello che ieri non è riuscito a fare in un'ora e mezza presso il Consiglio Comunale. Però io gli ho detto, insomma, di farci capire qual è la situazione, quindi l'ho detto di sintetizzare al massimo le sue risposte. Tony, allora, qual è il tuo pensiero? Ci proveremo. Intanto, per far capire alla gente perché parlo e come parlo e se sono attendibile o meno le cose che dico, è che ho avuto l'onore, oltre che il piacere, da parte del sindaco, di avere delega a rappresentare la città di Licata in seno all'ATI Idrica. L'ATI Idrica che cos'è? È l'Assemblea Territoriale Idrica ed è formata normalmente da tutti i 43 sindaci dei 43 comuni che formano la provincia di Agrigento, oppure di delegati del sindaco in questione. Io da poco meno di 3 anni rappresento la città di Licata in seno all'ATI Idrica e da quando sono a Torino l'ho fatto in videoconferenza. Vedrò di essere veloce ma nello stesso tempo sintetico in un argomento che è ostico, complesso ed articolato. Il vecchio sistema partiva nel novembre del 2007. Nel novembre del 2007, con una gara con un solo partecipante, che era Girgenti Acque, venne assegnato questo contratto per 30 anni. Quindi dalla fine del 2007, 1 gennaio del 2008, parte questa avventura. Da subito incominciano le lamentele, incominciano i ricorsi, incominciano i mugugni legati ad un servizio che più andava avanti più si rivelava pessimo, nel senso che passammo dall'EAS
che cessò di esistere, fu commissariata, esiste ancora, ma in pratica ha perso la sua funzione, per passare ad una gestione in mano ad un privato che non riusciva a soddisfare le esigenze minime di tutta la cittadinanza della provincia di Agrigento, dell'ambito di Agrigento. Impiegammo praticamente dal 1 gennaio del 2008 per arrivare alla risoluzione contrattuale al 6 dicembre 2018, quindi ci vollero 11 anni. Io ho sempre sostenuto, e proprio per questo mio pensiero vengo avversato, vengo intimorito, eccetera, che il vecchio gestore, lo chiamerò così perché viene più facile, ha fatto tutto quello che ha fatto, e le cronache giudiziarie delle ultime settimane sono state piene di notizie in questo senso, perché, o anche perché, chi avrebbe dovuto controllarlo evidentemente non lo ha fatto come avrebbe dovuto. Chi doveva controllarlo? Ieri lato idrico, successivamente lato idrica, ma sempre quelli sono i comuni di tutta la provincia, di tutti i comuni della provincia di Agrigento. E già questo pensiero rende quello che dico io particolarmente non gradito agli altri componenti della tirica. Andiamo avanti. Si andava verso la risoluzione contrattuale, la lettera viene spedita il 6 dicembre 2018, contestualmente, no? Si doveva correre perché bisognava togliere dal disagio, dalla sofferenza, i 360-370 mila cittadini della provincia di Agrigento dal grosso disagio che stavano vivendo. E però tutto quello che si sarebbe dovuto e potuto fare in un anno di tempo, abbiamo impiegato dal 6 dicembre del 2018 al 9 di luglio del 2021. Ecco perché il sottoscritto non se l'è sentita e non se la sente di gioire, squilli di tromba, rintocchi di campane, champagne spumante da stappare. Ma per che cosa? Per che cosa? Perché invece di 12 mesi ne abbiamo impiegato 24 più altri 7? Scusate, per me non è un motivo per festeggiare. Uno, due, c'è un altro problema. Quando nacque quel sistema di gestione del servizio idrico integrato, nacque già con quello che dopo si rivelò un problema, ma al momento plaudimmo tutti. 17 comuni su 43 si rifiutarono di cedere reti, condotte, strutture, eccetera, perché volevano continuare a gestire autonomamente il servizio, e lo hanno fatto a tutt'oggi. Però è successa una cosa, che nel momento in cui, e sto parlando del 27 settembre del 2018, nasce l'Assemblea dietro una fortissima pressione sociale di associazioni, coordinamenti, dell'opinione pubblica, nasce l'azienda speciale consortile, avversata all'inizio tantissimo dai sindaci. Ma perché? Perché loro avrebbero desiderato una società per azioni. Ma perché questa contrarietà nei confronti dell'azienda speciale consortile? Con un esempio molto semplice: la società per azioni può fare affidamenti diretti, può far fare lavori a chi dice lei, può stipulare contratti in maniera fiduciaria. L'azienda speciale consortile no. L'azienda speciale consortile è come se fosse un ente pubblico, quindi si deve avvalere e deve tracciare tutto quello che fa alla luce del sole. Anche perché tutto quello che è accaduto, alla magistratura è stata prodiga di notizie, ci ha dato conferma. Quindi servono controlli, controlli, controlli. Malgrado tutto ciò, di questi 17 comuni che gestivano in autonomia, 8 continuano a tutt'oggi a richiedere l'autonomia gestionale, perché c'è un articolo sul codice dell'ambiente, che è il decreto legislativo 152 del 2006, che consente a determinati comuni che hanno certe caratteristiche di continuare la gestione in autonomia. Quali sono queste caratteristiche? Che debbono attingere l'acqua da un parco naturalistico dichiarato dalla propria regione,
che abbia a cuore intanto il rispetto di determinate normative. Vale a dire, se io prendo dell'acqua da un pozzo, il pozzo e la quantità di acqua che prelevo da quel pozzo non deve essere tale da mettere in pregiudizio la longevità, la continuità, la salubrità di quel pozzo. Quegli 8 comuni ad oggi prelevano acqua senza nessun contatore in partenza. Quegli 8 comuni fanno pagare l'acqua ai loro cittadini a forfè invece che a misura, ed è non vietato, vietatissimo sia dallo Stato che dall'Unione Europea. Quegli 8 comuni, 7 di quegli 8 comuni, sono in infrazione per quanto riguarda la depurazione. Quindi la Regione Sicilia paga, ma non solo per quelli, ma per tutti i depuratori della Sicilia, qualcosa come 100.000 euro al giorno di penale, perché siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia Europea. E questo è un primo motivo che ci ha visti scagliarci contro questo tipo di decisione. Perché? Perché siccome questa decisione doveva essere presa dall'ATI e non l'ha prese, un articolo sempre di quel codice dell'ambiente dice che quando l'ATI non decide, la Regione deve commissariare, e infatti ha commissariato l'ATI il 9 settembre del 2020. Dopo 10 mesi, giorno 9, fatto 10 mesi, la commissaria non ha sciolto ancora quel nodo dell'autonomia gestionale, perché ieri non volevano consegnare perché volevano la gestione pubblica. Adesso che c'è la gestione pubblica formata dai 35 comuni, chiaramente non vogliono consegnare. Allora non era vero, delle due non era vero primo e non è vero adesso. E quindi quella decisione doveva essere presa prima della realizzazione del piano d'ambito, che altro non è che il programma che dovrà seguire l'AICA, come diceva la mia amica Maria, praticamente già nasce con un primo difetto alla nascita. Contiene delle evidenze, 8 comuni gestiscono in autonomia senza che ancora c'è stato... Pertanto, Tony, scusami se ti interrompo, tu hai parlato fino adesso dell'antica gestione, come è nata, come si è sviluppata, poi... Adesso parleremo, dopo la pubblicità, parleremo della nuova gestione. Però c'è qualche cosa che non mi torna. Tu hai detto che a controllare la Girgenti Acqua dovevano essere i sindaci. Sì. E questo non lo hanno fatto. Questo non lo hanno fatto. È sotto gli occhi di tutti. Ecco, non lo hanno fatto. Pertanto lì già c'è un grosso punto interrogativo. Perché non lo hanno fatto? Perché non hanno seguito? Comunque questo è un altro discorso. Magari vediamo se avrà tempo per potercelo spiegare il nostro amico. Intanto pubblicità e subito dopo. Grazie. Centro commerciale San Giorgio. Una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe, batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Siamo nuovamente insieme con Tony Licata, credetemi, questo è una matassa difficile da... è difficile da mettere... Dipanare. Dipanare, sì, perché insomma non ci capisce nulla, anche perché siamo arrivati a questo punto. Poc'anzi Tony parlava di un problema, che ci sono questi 8 comuni
che vogliono continuare ad essere indipendenti. Per cui io a telecamere spento ho chiesto: scusa, ma questi comuni hanno un'acqua propria per essere indipendenti, oppure vanno ad attingere all'acqua a cui attingiamo tutti noi? Perché poi quest'acqua giustamente noi la consumiamo, poi ci sarà giustamente un contatore che dirà: avete consumato tanta acqua e questa acqua la dovete pagare. E a questo punto l'acqua che loro consumano la pagheremo noi, perché loro attingono laddove attingiamo anche noi, se non sbaglio, Tony. Non è dappertutto così. Non è dappertutto, no. Però? Allora, partiamo da un concetto. L'acqua, non è che c'è il comune X, evito di nominare il comune X, il comune Y, il comune Z hanno l'acqua e se la consumano. No, no, nessuno ha l'acqua. L'acqua è un bene demaniale, come le spiagge, come... Un bene comune, ok. Quindi non è che hanno la fortuna di avere nei loro territori l'acqua. E fino ad oggi, da quei pozzi, da quegli invasi da dove attingono, non hanno attinto se non loro. Di conseguenza non sappiamo se è bastevole per loro e ne rimane il 30, il 40, il 50, l'80% da poter utilizzare ad uso collettivo, ad uso solidaristico per tutti. Non lo sappiamo, perché se prima non vengono installati i contatori, questo tipo di controllo non lo possiamo fare. Il problema è che pur avendolo evidenziato questo problema, né l'ATI l'ha voluto affrontare, né la commissaria regionale ad oggi l'ha voluto affrontare, e malgrado ciò è nato il piano d'ambito e malgrado ciò il giorno 9 è nata l'AICA. Ma c'è qualche cosa che non funziona? Più di una. Perché insomma, di un canto dicono una cosa, di un canto ne dicono un'altra. E quindi noi dove andremo a finire con questa nuova gestione? Allora, io ho sempre sostenuto, e non mi vergogno a dirlo, anzi continuerò a dirlo, fin tanto che i cittadini, ma tutti, non solo quelli di Licata, tutti i cittadini di tutto l'ambito, no? Non piglieranno coscienza di questo problema e chiederanno conto, perché... Allora, che gli 8 comuni chiedano l'autonomia, ci può anche stare, ma gli altri 35 sindaci degli altri 35 comuni che non sollevano il problema, è questo che mi fa impazzire. Ma si rendono conto che questa condizione danneggia pure loro? Perché? Perché i comuni che gestiscono in autonomia, lo dice l'Unione Europea, lo dice Roma, lo dice a parole Palermo, non dovrebbero e non potrebbero attingere a finanziamenti pubblici. Invece ci sono quasi 50 milioni di euro con i progetti che sono in corso di elaborazione e ultimazione, e in pratica si stanno portando avanti questi progetti. Se arriva qualche ispettore da parte dell'Unione Europea, o li sospende o li ritira. E siccome il beneficiario di questi i finanziamenti non è il singolo comune, ma è l'ATI, verremo chiamati tutti noi a risponderne di questi finanziamenti che sono stati erogati indebitamente. Ecco il perché ho puntato i piedi e continuerò a puntare i piedi. L'altro problema è la forte discrepanza che c'è tra quello che è previsto nel piano d'ambito, cioè 203 lavoratori, con la realtà vera che sono 330. Allora che significherà? Significherà che se non vengono messi in campo miglioramenti, comparazioni, aggiustamenti e cose di questo genere, quell'azienda da qui a un anno presumibilmente registrerà un ammanco, un vuoto, un negativo di 5, 6, 7 milioni di euro. Allora perché? Perché i sindaci si rifiutano di fare un discorso di questo genere? Io mi sono fatto un'idea, che è tutta mia, può non essere aderente alla realtà, però siccome siamo già in piena campagna elettorale, perché alcuni comuni andranno al rinnovo entro l'anno, il grosso lo farà entro il 2022, entro il 2022 c'è la campagna elettorale per le regionali, e siccome le tariffe, perché per pareggiare i conti deve andare a toccare le tariffe di tutti i cittadini, tu vuoi che i sindaci passino per coloro i quali hanno aumentato le bollette dell'acqua ai loro cittadini? Mai al mondo, piuttosto meglio far morire l'azienda speciale consortile. Io faccio un peccato di pensiero e me lo sto
confessando pubblicamente. Anche perché a questo punto noi andiamo incontro a delle spese impensabili per quanto riguarda poi la È un motivo, c'è. T'ho detto in apertura, sono quasi 3 anni che sono in assemblea a rappresentare il Comune di Ricata. E malgrado il Comune di Ricata, a firma del sindaco congiunta con il sottoscritto, più di una volta ha mandato lettere all'ATI idrico per chiedere un tavolo affinché si potesse parlare di incrementare la dotazione idrica a favore di tutti i cittadini, quella lettera non ha manco avuto risposta completamente. Perché? Perché l'ATI fino a questo momento è stata più impegnata a garantire... Te faccio un'altra cosa. Stringi perché... Sto stringendo. Sì. Allora, se i comuni sono 43, 17 autonomi e 27 sotto il gestore, perché il presidente dell'ATI per il primo periodo è stato il sindaco di uno dei comuni che gestivano in autonomia? Ah. Scaduto quello, ne è venuto un altro, la sindaca di Sciacca, che ha il fratello che è sindaco di Santa Margherita di Belice, che è un comune che gestisce in autonomia. È stato ancora più accanita rispetto al suo predecessore. Sembra quasi che l'importanza di garantire questa autonomia gestionale abbia prevalso su tutti gli altri interessi. Tony, più parli e più mi dà la sensazione che siamo sempre schiavi dell'uno o dell'altra cosa. No, più parlo e più rischio io di farmi venire, che era il buon Totò che diceva, le coliche apatiche, no? Io sono in piena sofferenza di coliche apatiche. Ho le pietre così alla colecisti, al fegato, ma questo è. Tony, questo è, però, insomma, le previsioni non sono assolutamente rose, amici carissimi. Perché se prima ci lamentavamo che avevamo bisogno del bidone per andarla a prendere chissà dove l'acqua, perché a questo punto rischiamo anche di avere i rubinetti chiusi, due, o no? Due cose debbono sapere i cittadini. Noi ci siamo opposti fino alla fine di votare l'adesione all'azienda speciale consortile, ma non perché non la volessimo. Non la vogliamo così come è stata congegnata. Ma c'è la possibilità di cambiare qualcosa? Di emendarla? Io farò, di tutto affinché ciò avvenga. E però fino alla fine abbiamo puntato i piedi, eccetera. Di conseguenza... Ma negli altri comuni nessuno si associa alle tue idee? Nessuno? Ufficialmente no. Ufficialmente sono stato in assemblea massacrato. Tutto perché siamo in previsione di elezioni politiche? Ufficiosamente invece, così come è stato commissariato il comune di Licata, no? Ci sono altri 11 comuni che sono andati a ricorrere al commissariamento per dare l'adesione. Perché ci stavo arrivando? Perché il comune di Licata lo ha dichiarato, il sindaco lo ha dichiarato direttamente all'assessorato regionale di competenza all'energia, e ha detto così non la voto. Fate venire la commissaria e vota lei. Un attimo dopo però, è una sua dichiarazione che io riporto perché non ce l'ho questo potere, partirà una denuncia nei confronti della commissaria, no? Per danno erariale, e quindi ne dovrà rispondere la commissaria. Perché? Perché quantomeno salvaguardiamo le casse comunali e gli interessi dei cittadini. Uno. Due. Abbiamo trovato un'altra strada, si sta riprogettando e sta per partire il rinnovo del piano del distretto idrico regionale al quale abbiamo chiesto di aderire, al quale abbiamo chiesto di partecipare, eccetera. E delle soluzioni ci sono, che non è la nascita o la creazione di dissalatori, perché l'acqua, anche se non è un dissalatore di natura termica, ma è un dissalatore con osmosi inversa, di altre tecnologie, e comunque ha un costo eccessivamente alto. Ma nell'ambito di Agrigento non è che l'acqua non c'è. Se, per esempio, con i soldi del Recovery Fund si realizzassero tanti terziari, tanti impianti di affinamento, noi potremmo di colpo raddoppiare la dotazione idrica che abbiamo. In 2-3 anni Ma non si potrebbero fare i dissalatori? E te l'ho detto, costerebbe l'ira di Dio. Ecco. E perché a Gela hanno avuto i loro distrattori? Allora, a Gela
ci fu quel periodo per cui si costruirono prima i quattro moduli, poi il quinto, sì, poi il quinto bis. Sì. Noi non riceviamo allicata acqua dal distallatore dal 2009 e nel 2011 quell'impianto, quei sei moduli, furono definitivamente abbandonati. Adesso sono un mucchio di ruggine e in ogni caso, per saperlo tu, allora un metro cubo di quell'acqua all'uscita a bocca d'impianto, significa appena uscito, sì, poi c'erano i soldi per l'energia elettrica per rilanciare, era 1,40 euro. Quindi già un costo molto alto. Proibitivo, proibitivo. Gliene pagavano la metà, l'altra metà la metteva la Regione Sicilia. Tony, quando vieni per darci delle buone notizie? Io mi auguro poter venire domani, se ci fossero delle buone notizie per domani. Una cosa debbono sapere gli licatesi: il problema servizio idrico integrato, non l'acqua, servizio idrico, quindi acqua, fognatura e depurazione, non è stato mai mollato, almeno dal sottoscritto, dal 2008 ad oggi, e in questi tre anni ancora di più, perché l'ho fatto dall'interno dell'ATI. Per cui c'è battaglie tutte le volte, ma non è che mi preoccupa, c'ero abituato, continuerò a farlo. Dobbiamo chiudere, dobbiamo aspettarci i rubinetti asciutti? Quello era un altro problema, perché quest'anno è stato particolarmente siccitoso e c'è stata una maxi riunione all'assessorato regionale all'energia e da questo punto di vista, per fortuna, Licata è leggermente meno penalizzata rispetto al resto dell'ambito, perché gli invasi sono particolarmente più bassi e ancora più basso è il fanaco che alimenta tutta la parte nord-est della provincia di Agrigento. E allora si stanno valutando due opzioni. Uno, di rimettere in servizio, e io non lo condivido, il dissalatore di Porto Empedocle, perché a questo punto, dopo tanti anni... Oppure stanno acquistando una grossa pompa installata al Lago Castello, dove per fortuna l'acqua c'è, che la pomperebbe a Santo Stefano di Quisquina e a cascata potrebbe alimentare i comuni. Ma speriamo che trovino la soluzione. Mentre noi a Licata subiamo che veniamo alimentati dalla diga Ancipa sotto Messina, sotto Troina, abbiamo, mentre gli altri sono il 20-25% in meno, noi siamo tra il 5 e l'8% in meno rispetto agli altri. Abbiamo il problema che, siccome gli abitanti fluttuanti, quelli che vengono per le ferie come me, eccetera, fanno raddoppiare i residenti a Licata, l'acqua diventa la stessa, ma diventa la metà per tutti, praticamente. Ovvio, più siamo, giustamente, più consumiamo. Una questione veramente che fa paura, perché insomma quando manca l'acqua, signori, è una cosa incredibile, e poi soprattutto in questo momento dove l'acqua se ne consumaiosa, quindi... e pensare che potremmo essere penalizzati da questi problemi, soprattutto politici, questo veramente. E questo l'abbiamo appena sfiorato. Tony, ne parleremo in un'altra volta, perché ahimè, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Dicevo, Tony, da anni, da quando lo conosco, eravamo sposini, vero? Sì. Così si dice. E pertanto lui si è sempre occupato di acqua, di problemi. E allora io lo ringrazio per essere stato qui con noi, per averci spiegato veramente per sommi capi quello che è accaduto, perché di tempo, il tempo che abbiamo dato è stato davvero piccolissimo. Ma sono io che ringrazio voi. Però meglio poco che niente, vero Tony? Sicuramente. Meglio poco che niente. Allora saluto Tony, e con la speranza che quanto prima ci dia delle buone notizie. Ringrazio voi e appuntamento alla prossima trasmissione. Una buona serata. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze.
il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai.